tutti insieme andiamo con il nostro capitano nella giungla siamo e paura non abbiamo. Chi sono? Un vecchio rincoglionito. Sono Capitan Babudoius. Ah. E conduco il peschereccio Ti sbatto fuorius per i mari di tutto il mondo. E andando avanti e indietro per mare ricavo oro, tanto oro. Sai cosa siamo noi? Scafisti. Sto parlando dell'oro di Capitan Babudoius, i nostri bastoncini di merluzzo conosciuti in tutto il mondo. Tu con la pesca come te la cavi? E ultimamente non benissimo, Ieri notte cosa hai tirato su? Un paio di scorfani. Un po' pochino. Ma dove eri? In un locale al centro. E invece lo strascico dove lo pratichi? In discoteca. Dogoio goio. Allora, giovanotto, per lavorare con noi occorre essere in buona salute. Tu come stai? Sano come un pesce. Ottimo. Ora ti faccio un test. Rispondi bene o ti sbatto in Alaska a pescare a mani nude nel permafrost. Chiaro? Vai tranquillo. Cosa fa un pesce cane? Pascia le pesce e pecore in ambasce e poscia. Piscia pesci posci, pasciuti pesci pascia, asciute asce a pasci, asciuga asciuga ascianti, ascisi asciti asci, usciti ad ascis. Tutto chiaro? Fidati. Ma cosa mi fai dire? Allora, giovanotto, adesso rispondi bene o ti so sopra il papa fico. Il papa fico. Come si attira il pesce gatto? Con il pesce gomitolo. Da dove può bucare fuori il pesce palla? Dalla mutanda di mare. Un pesce palla è finito nella rete. 1-0. Pesce sega. Dove lo trovi? Chiuso in bagno. Il pesce pagliaccio appartiene alla famiglia? Orfei. Hai preso un granchio. Ah, era la famiglia Togni? No, un granchio ti è rimasto attaccato alla canna. Cosa fai? Ce la fumiamo in due. Ne vanno ghiotti i cuccioli di balena. Plankton. Qual è il mese migliore per le aragoste? Aragosto. Che cosa si estrae dal nasello? Caccole salate. Conosci le sarde? Abbastanza. Come sono? Testarde. Non ci siamo. Devi sapere che la nostra attività è a rischio, perché quando con la pesca indiscriminata avremo pescato tutti i pesci, i molluschi e i crostacei del mare, allora cosa mangeremo? Pesce di soia. E già che ci siamo, dimmi, come mai stamattina hai acceso tutte quelle candele votive sul ponte? Stavo attirando le capesante. E perché dopo ti sei messo a pregare? Stavo cercando di prendere un San Pietro.
E ci sei riuscito? Ne ho preso uno piccolo, però quando l'ho tirato su ha rotto il vetro della cabina. Ma com'è possibile? Era un San Pietrino. E quindi quei sacchi di mais nella stiva li hai messi tu? Sono per le gallinelle di mare. E quelle Harley Davidson accese? Per il rombo. Ma così in stiva ci rimane pochissimo spazio, cosa ci mettiamo? Lo sgombro. E allora dimmi, perché chiamavi con così tanta insistenza i fratelli Marras? Se sono gemelli. E quindi? E me l'hai detto tu urlando, identici, identici. Qui abbiamo bisogno di un pescato record e qua sotto c'è un discreto passaggio di cernie. Ma è necessario lanciargli un'esca. Ci penso io. Ma cosa stai facendo? Sto lanciando occhiate. Oh, per favore. Vatte la pesca. Facciamo così, ultima possibilità. Siamo nel bel mezzo di una tempesta. Le onde ci sbattono da una parte all'altra, i fulmini minacciano di ridurre in cenere il ponte. A un certo punto ti rendi conto che un tuo compagno è caduto in mare. Cosa fai? Lo lascio fare. Ma come? Non lo salvi? E non lo vedi che sta pescando? Ma sta annaspando a ricerca di una cima. Sta cercando scampo. Facciamo così. Si attacchi all'amo. In che senso? Esca.